Ma il grande giorno è arrivato, finalmente svelato quello che ormai non era più neanche un mistero, l'operazione Crap DV, questa campagna di comunicazione, di sensibilizzazione nei confronti del mercato di uno Stato che è molto grave, ossia di totale svilimento della vostra professione, del sistema delle agenzie, con tutto ciò che questo comporta e soprattutto anche per causa delle agenzie stesse. Ecco, puoi spiegarci finalmente il senso di questa operazione? Sì, allora diciamo che Crap vuole rappresentare un monito per tutti noi su cosa rischia di diventare il nostro mercato se cominciamo a fare delle riflessioni per ritornare a offrire qualità e a dare valore anche in termini di remunerazione a questa qualità. Tengo a precisare che non è assolutamente una campagna contro i clienti, come qualcuno potrebbe pensare, questa è una campagna contro le cattive agenzie e i cattivi clienti. Cattive agenzie perché pur di accaparrare, capisco poi il momento delicato della crisi economica, questo lo capisco benissimo, dopodiché lavorare sotto costo non è una buona politica, cosa che le agenzie a turno e tutte, per cui non ci sono verginelle, stanno facendo. In asso comunicazione fuori, la responsabilità di asso comunicazione è quella di garantire al mercato maggiore qualità e quindi sarà un grosso dibattito all'interno dell'associazione che da sola non può fare nulla se non d'accordo con gli associati, per cui invito gli associati ad aprire questo dibattito, a offrire maggiore qualità, a non fare dumping sui prezzi perché con dumping sui prezzi non si può offrire la qualità e a asso comunicazione il compito di comunicare questa qualità, che questo impegno da parte degli associati e di monitorare anche sul fatto che poi chi si prende un impegno non sia, diciamo, non abbia il problema che qualche altro associato si comporta in maniera meno virtuosa, creando un danno a chi invece si comporta in maniera virtuosa. Torneremo sull'argomento. Interessava approfondire il motivo per cui avete scelto questa forma di guerriglia marketing, ossia inventare questa operazione che anche tra gli associati non tutti hanno accolto con grande favore, ha spiazzato un po' tutti e qualcuno ha detto, ha avuto anche parole diciamo di accusa nei confronti di questa operazione, come pure da parte delle aziende, non so quali risultati, quali riscontri abbia avuto. Ma innanzitutto benissimo il dibattito, quindi chi è a favore, chi è contro, benissimo. Io poi si può criticare il modo, ma andiamo a vedere la sostanza. Asso Comunicazione sta cercando di fare qualcosa per migliorare i problemi del mercato che oggettivamente ci sono. Ma di campagne di sensibilizzazione in passato ne abbiamo fatte, quindi non sarebbe stato nulla di nuovo. Sono cose che spesso restano sulla carta e poi non vengono applicate. Ecco perché abbiamo dovuto fare una cosa che facesse molto più clamore. Oltretutto Asso Comunicazione rappresenta le migliori agenzie del mercato, oramai le campagne integrate sono un elemento fondamentale di una buona agenzia, per cui abbiamo fatto una campagna integrata che prevedeva il guerriglia, il direct marketing, gli eventi, la campagna classica, quindi è stata una campagna coordinata da più agenzie. Quindi non è un'operazione solo Cayenne? Ma non è assolutamente Cayenne, tant'è che uno dei creativi che l'ha ideata è già in un'altra agenzia e dopodiché a Cayenne ha fatto una parte perché a me faceva comodo non dover spostarmi a destra e a sinistra, ma ho quello che per me era importante, che fosse una cosa fatta da tutti, per cui ci sono 7 agenzie coinvolte. È stato un ottimo lavoro di collaborazione che può essere un primo segno di come si possa collaborare tra noi associati anziché farci la guerra costantemente e cercare di migliorare il mercato. Io credo che sia di grande interesse per un cliente non trovarsi fra qualche anno agenzie come Crap, ma trovarsi delle agenzie che propongono qualità. Però dicevi in sede di conferenza che qualche cliente ha abboccato a questa agenzia, addirittura ha contattato il fantomatico Giorgio Revenue, è vero? Sì, noi abbiamo fatto una linea telefonica perché ci interessava sapere se sortiva qualche effetto, effettivamente sono arrivate parecchie telefonate, ahimè. Ovviamente devo chiederti quali aziende hanno contattato Giorgio Revenue, ci puoi dire qualche nome? No, per la maggior parte onestamente non lo sappiamo, perché poi spesso chiamavano ma poi dopo non lasciavano il nome.
volevamo costruire una cosa un po' più ampia, ma significava tenere nascosto per più tempo questa campagna, e visto il clamore che ha fatto in questi giorni non era il caso di portarlo avanti all'infinito, ma di svelare qual è la motivazione che sta dietro a questa campagna. Ecco, torniamo all'argomento iniziale, avete presentato oggi anche una ricerca sullo stato delle gare, no? Il vostro monitor sulle gare, dove è emerso un quadro abbastanza desolante, segno della crisi del settore, segno anche di uno sbracamento da parte delle agenzie. Ci puoi riassumere i dati emersi? Ma allora, il monitoraggio delle gare era iniziato, il primo anno è stato il 2007 aveva funzionato molto bene, il 2008 addirittura meglio, per cui i primi due anni grande entusiasmo, 2009 e 2010 sono dati invece in decrescita. Come ce lo spieghiamo? Sicuramente 2009 e 2010 sono stati due anni terribili da un punto di vista economico, c'è sempre un effetto all'inizio, c'è in qualsiasi attività che fai, dopo un po', se non la rinnovi, tende a scemare. Poi, parlando tra gli associati, il dato vero che è emerso è che spesso associati di Assocomunicazione sottoponevano la scheda gare, che già è una cosa difficoltosa, perché un cliente ti invita a una gara, tu sei già grato del fatto che lui ti abbia invitato, ti spiace quasi dirgli sì, partecipo, ma se mi firmi qui. Il grosso problema che mi hanno segnalato alcuni associati di Assocomunicazione è che quando loro lo facevano c'era qualche altra agenzia, ahimè anche di Assocomunicazione, che non chiedeva il rimborso spese o di firmare la scheda, e questo metteva chiaramente l'agenzia virtuosa in una posizione debole. Infatti il dato più eclatante è che è diminuito il numero delle gare remunerate, mentre da un punto di vista diciamo positivo, diciamo che il numero medio di agenzie coinvolte è rimasto costante nel tempo, come anche il nome delle agenzie concorrenti. Quindi quale prospettiva, quale futuro vedi per su questo tema delle gare? Ma è consolante nella misura in cui posso dire non è stata inutile l'operazione, qualcosa sta peggiorando, qualcosa è rimasto. 5-6 anni fa c'erano molte più gare con 7, 8, 9, 10 agenzie, questo è un concetto che è passato, tant'è che siamo a 4 agenzie in media o anche meno, 3,7 la media, e anche fornire il nome dei concorrenti, che è una cosa lecita per un'agenzia, se entra in gara a sapere con chi deve gareggiare, e anche qui quei clienti che hanno accettato di sottoscrivere la scheda non hanno avuto grossi problemi a comunicarlo. Ultima domanda, poi c'è stata la parte dedicata all'equa remunerazione. Tu hai addirittura dichiarato che molte agenzie non sanno di lavorare addirittura sotto costo, cioè non hanno la capacità anche di leggere il proprio conto economico e capire che scendere sotto una remunerazione adeguata comporta poi la messa in crisi della struttura stessa. In questo senso, quindi, l'appello dell'associazione a tenere alti i livelli remunerativi, e soprattutto vorremmo sapere quali saranno le mosse per convincere le agenzie a tenere sul tema della remunerazione. Bisogna capire che per offrire un prodotto di qualità non puoi offrirlo come fa Crap con stagisti e lavoratori CocoPro, ma bisogna credere nelle persone, costruire sulle persone. Abbiamo mostrato un dato di una ricerca, si vecchia di 2 anni, ma dove emergeva che nelle agenzie di Assocomunicazione il 71% è tuttora assunto, sta aumentando la parte di contratti a progetto e altre forme, ma è inevitabile in un mercato come questo. Ecco, però io questo lo vorrei combattere, io vorrei che noi come Assocomunicazione vorremmo mantenere la qualità, il che significa tentare anche di assumere le persone, e per questo abbiamo bisogno, dato che le persone assunte costano, in particolare in Italia, è questo che vogliamo farci pagare. Non vogliamo che un cliente pensi che il costo sia quello di stagisti, certo, e CocoPro, che evidentemente sarebbe meno, ma sarebbe anche meno qualitativo. Avete in previsione di applicare delle sanzioni a chi non si adeguerà alle indicazioni date da Assocomunicazione? Allora, legalmente è molto difficile, faremo tutto quello che possiamo fare, anche perché secondo me Assocomunicazione deve rappresentare le agenzie di qualità, che non significa solo quelle grosse, possono essere anche agenzie medio-piccole, ma devono essere agenzie strutturate e che
credono nella qualità, quelle Assocomunicazione deve difendere, e laddove trova degli associati poco virtuosi è giusto cercare di combatterli con ogni mezzo lecito. Ultimissima domanda, il modello comunque dell'agenzia, il sistema attuale deve essere rivisto alla luce dei cambiamenti, anche delle possibilità offerte ai clienti di trovare creatività e servizi a bassissimo prezzo. Come può cambiare il sistema delle agenzie alla luce di questa evoluzione? Allora, il mercato della pubblicità offre di tutto, un cliente può trovare qualsiasi tipo di agenzia a qualsiasi tipo di costo. Secondo me la scelta che deve fare un'azienda è ho bisogno di un'agenzia strutturata che oltre all'idea sia un mio consulente in comunicazione, mi aiuti a fare la strategia della mia azienda, del mio prodotto per nel medio lungo periodo, 3-5 anni, allora consiglierei a un cliente di andare in un'agenzia strutturata, e Assocomunicazione vuole rappresentare le agenzie strutturate in questo e di qualità. Dopodiché, se un cliente e la scelta è lecita, preferisce affidarsi a un freelance, questo è una scelta che lui può fare, ma io non credo che Assocomunicazione debba rivolgersi a tutti i clienti. Secondo me si deve rivolgere ai clienti che hanno bisogno di agenzie di strutturate di qualità. Bene, con il vicepresidente di Assocomunicazione Peter Grosser è tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagone.